sia lodato. Gloria a Gesù. Glorifichiamo il nome del Signore. Gloria a te, Gesù, alleluia. Signore, ti spetta la lode, l'onore e il ringraziamento. E noi, oh Signore, anche in questo momento non ci vogliamo tirare indietro, ma con tutta l'anima, con tutto il cuore, anche se aggravati, oh Signore, desideriamo glorificare il tuo santo e benedetto nome. Oh Signore, guida questo culto, fa che sia un servizio, Signore, nel quale tu manifesti l'opera tua. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Principio di questo culto nel nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Santo, un solo Dio che è benedetto in eterno. Inno 505. Gloria al Signore. Salmo 149. Alleluia. Cantate all'Eterno un nuovo cantico. Cantate la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Si rallegri Israele in colui che lo ha fatto. Esultino i figlioli di Sion nel loro re. Lodino il suo nome con danze, gli salmeggino col timpano e la cetra. Perché l'Eterno prende piacere nel suo popolo. Egli adorna di salvezza gli umili. Esultino i fedeli adorni di gloria, cantino di gioia sui loro letti, abbiano in bocca le alte lodi di Dio e una spada a due tagli in mano per far vendetta delle nazioni e infliggere castighi ai popoli, per legare i loro re con catene e i loro nobili con ceppi di ferro,
per eseguire su loro il giudizio scritto. Questo è l'onore che hanno tutti i suoi fedeli. Alleluia. Inno numero 9. Leggiamo nel libro del profeta Isaia. Isaia, capitolo 44, leggiamo dal primo versetto. Ed ora ascolta, o Giacobbe, mio servo, o Israele, che io ho scelto. Così parla l'Eterno che t'ha fatto, che ti ha formato fin dal seno materno, colui che ti soccorre. Non temere, o Giacobbe, mio servo, o Jesurun, che io ho scelto, poiché io spanderò delle acque sul suolo assetato e dei ruscelli sulla terra arida. Spanderò il mio spirito sulla tua progenie e la mia benedizione sui tuoi rampolli, ed essi germoglieranno come in mezzo all'erba, come salici in riva a correnti d'acque. L'uno dirà: io sono dell'Eterno, l'altro si chiamerà del nome di Giacobbe, e un altro scriverà sulla sua mano dell'Eterno, e si onorerà
di portare il nome di Israele. Così parla l'Eterno, Re di Israele e suo Redentore, l'Eterno degli eserciti. Io sono il primo e sono l'ultimo, e fuori di me non vi è Dio. Chi come me proclama l'avvenire fin da quando fondai questo popolo antico? Che egli lo dichiari e me lo provi. Lo annunzino essi l'avvenire e quel che avverrà. Non vi spaventate, non temete. Non te l'ho io annunziato e dichiarato da tempo? Voi me ne siete testimoni. Vi è egli un Dio fuori di me? Non v'è altra rocca, io non ne conosco alcuna. E qui fermiamo la nostra lettura. È notevole l'introduzione. Ed ora ascolta. I versetti precedenti sono versetti abbastanza forti, indirizzati anch'essi contro Israele, mentre i versetti che abbiamo letto noi sono indirizzati a favore di Israele. Dunque, dopo la riprensione, ed ora ascolta. Ed ora ascolta attentamente. Dio si indirizza al suo popolo e ripete nel passo che abbiamo letto: non temere, non avere paura. E non temere per una serie di motivi che vedremo stasera, ma innanzitutto non temere, non avere paura. La cosa forse ci potrebbe fare sorridere, ma credo che non ci sia nulla da sorridere, perché sappiamo che molte volte il male, il dolore dell'anima è doloroso appunto almeno quanto quello del fisico. Il timore, la paura, l'ansia. E non si prova paura quando si è al coperto, si è al sicuro, magari al sicuro dietro le famose foglie di fico di Genesi, ma uno pensa di essere al sicuro, dietro le proprie scuse: a me non capiterà mai, oppure a me capiterà chissà fra quanto tempo, giusto a me, a un altro, e perché io fra tanti. Sono le scuse che molte volte si rincorrono, è vero? Ma quando un uomo scopre di essere disarmato dinanzi alla vita, allora prova paura. O se preferite, in questo caso, timore, ansia. Qualcuno mi dirà: fratello, ma il credente non ha paura. È vero, anzi, correggo, il credente non dovrebbe temere, non dovrebbe aver paura, ma può capitare. Capitò a Elia, che ebbe paura di Izebel e fuggì via, ed ebbe paura Elia. Capitò ai discepoli, non erano convertiti, ma capitò ai discepoli sulla barca: che paura nella tempesta. Capitò a Pietro inconvertito, sicuramente, che per paura tirò fuori la spada e tagliò l'orecchia al famoso servitore. Non dovrebbe capitare, ma alle volte può capitare. Può capitare che per un attimo, per un istante magari, il nostro cuore vacilla dinanzi alla malattia nostra o di un caro, dinanzi a un improvviso pericolo che non ci aspettavamo. Può capitare, fratelli. Come capitò ad Israele, ma come a Israele il Signore continua a ripetere oggi a noi: ora tu ascolta, non temere. Può capitare. E alle volte come credenti abbiamo il pudore e non confessiamo questi momenti. Ma ripeto, ciò che meno ci aspettiamo ci può cogliere. E alle volte, ecco, chiamiamo la preoccupazione? Vogliamo chiamarla ansia? Fate come volete, ma alle volte capita, può capitare, per un attimo, per un istante, ma capita. Altre volte è soltanto il futuro: ma che sarà? Cosa mi potrà accadere? Che cosa? Perché? A casa mia? Eccetera, eccetera, eccetera. E il Signore ci ricorda: tu non temere. E innanzitutto ce lo ricorda facendoci fare quello che soltanto Lui riesce a farci fare, un viaggio all'indietro. Tu non temere, al versetto 1, o Israele, o Giacobbe, mio servo. Poi lo chiama, gli dice: io ti ho scelto, e poi alla fine gli dice: io ti ho creato, ti ho fatto. È un viaggio a ritroso, all'indietro. Primo, non temere tu che mi servi. Sorella, fratello, stai facendo la volontà di Dio? Stai servendo il Signore? Se così tu, noi stiamo facendo, non temiamo, siamo al sicuro,
alle ombre, all'ombra dell'ale del nostro Signore. Ma poi il Signore ci riporta indietro alla salvezza. Non temere te che io ho scelto. Ci riporta indietro negli anni e ci fa riflettere, ma il Signore m'ha salvato. E da quando m'ha salvato io so che gli appartengo. Dunque un'altra volta la domanda, sorella, fratello, sei salvato per grazia? Lo Spirito di Dio può riportarti indietro al giorno quando hai dato la tua vita a Gesù? Se siamo salvati, apparteniamo al Signore. Tu non temere, perché tu mi servi, perché io t'ho salvato, e ancora indietro, perché io ti ho fatto nel grembo di tua madre. Non temere, perché t'avrei modellato e creato, perché t'avrei dato la vita per distruggerti, o per permettere ad altri di infrangerti. Io ti avrei dato la forma, la vita, ti avrei fatto vedere la luce del sole semplicemente per buttarti in mano a chi? Al nemico? Per vederti distrutto dall'abbattimento? Non temere, perché io ti ho fatto. Gloria al nostro Signore. Ed Israele aguzzò le orecchie. E con la memoria tornava indietro, e noi stasera con la memoria torniamo indietro, sorelle e fratelli. Sì, ritorniamo indietro. Stiamo facendo la volontà di Dio, apparteniamo al Signore. Siamo stati salvati, siamo figlioli di Dio. Ma se Dio ci ha dato la vita, non ci ha dato la vita per farci del male, ma perché ci ha amato. E allora non temiamo. Il Signore è colui che non ci lascia. Non temere. Ma non temere, dice il passo, per una serie di motivi velocemente ve li enumererò. Non temere perché Dio trasforma gli avvenimenti. Non temere perché Dio cambia le cose attorno a noi. Versetto 4. Io spanderò delle acque sul suolo assetato, dei ruscelli sulla terra arida, ed ecco, essi germoglieranno. Il Signore è colui che cambia gli avvenimenti attorno a noi. Dio non soltanto è in grado di governare il male, ma Dio è in grado di vincere il male. E il Signore non promette mai la distruzione a nessuno, distrugge il nemico. E il nemico distrugge gli uomini. Vi ricordate il posseduto di Gerasa, o il Gadareno, come dir si voglia? Ve lo ricordate? È un passo, forse ci ho predicato pure spesso, perché mi colpisce la descrizione di quest'uomo nudo, ferito, che urla, che è violento, che vive in mezzo alle tombe. C'è qualcosa di più umiliante dello stato di quell'uomo? C'è qualcosa di più umiliante dello stato nel quale degli uomini fatti ad immagine di Dio vivono nel mondo? Nel vizio, nell'offesa di se stessi, nella violenza, nella tossicodipendenza, nell'immoralità, abbrutiti, feriti. Questa è l'opera che l'uomo fa e che il nemico fa. E noi pecchiamo quando pensiamo che Dio faccia qualcosa di simile. Dio non distrugge, Dio crea. Alleluia! E quell'uomo rifiorì quando incontrò Gesù. Io farò scorrere dell'acqua sul suolo arido. Farò piovere, e poi dice, dei torrenti correranno. Attenzione, è sempre acqua, la pioggia viene dal cielo e i torrenti vengono dalle montagne, da lontano, perché il cielo è lontano e le montagne sono lontane dalla terra arida. L'acqua viene da lontano nella Bibbia, perché la consolazione all'uomo viene da lontano, dal cielo. Ma Gesù ha detto, io sono venuto per farvi conoscere il Padre mio. Egli è colui che ha dissetato la nostra vita, è vero? Non temere, perché Dio trasforma il deserto della tua famiglia, egli trasforma il suolo arido nel quale per un momento il tuo cuore si è trasformato. Dio trasforma tutto questo perché dal cielo, solo dal cielo, dagli alti monti di Dio e dell'eternità, scende ciò che può dar vita all'anima nostra. Perché se Dio ci ha dato la vita naturale, può darci anche la vita spirituale.
Se egli ci ha formato nel grembo di nostra madre, egli ci può riformare l'anima nostra nel grembo del nostro cuore. Non temere. Non temere. Forse con la mente già precorri i tempi e pensi a quando lascerai questa adunanza, ritornerai a casa, aprirai porta di casa tua, entrerai a casa tua e avrai dinanzi agli occhi la condizione nella quale versi, forse i tuoi familiari, forse gli esempi sarebbero davvero tanti. Forse già stai precorrendo e dici a te stesso: Signore, cosa troverò dietro quella porta? Dovrò ritornare alla vita di tutti i giorni e ricominciare da capo e domani da capo. Non temere, non temere, non temiamo. Ci sono prove che durano tanto a lungo, sorelle e fratelli. E chi le ha attraversate sa che dopo 1, 2, 3, 4, 5 anni s'alza un grido a Dio: Signore, quando finirà? Non temere, c'è dell'acqua che viene dal cielo. Il Signore è colui che riesce a dissedare l'anima nostra. E lì dove c'è il deserto, dove non c'è praticamente nulla, sul suolo arido, quest'acqua verrà dal cielo la pioggia. Il Signore fa scendere dal cielo le piogge di Spirito Santo. Verrà dagli alti monti il torrente, verrà. E i torrenti vengono dalle fonti alte oppure dai ghiacciai che si sciolgono. Ma è acqua pura, fresca, che arriva fredda, direi, e dall'alto di Dio non arriva soltanto improvvisa la pioggia che leggermente inumidisce i nostri cuori e dà pazienza, vengono anche i torrenti che portano via tutto ciò che va portato via. Non temere, perché Dio cambia, trasforma. E noi alle volte, sorelle e fratelli, perché è così, perché siamo fatti così, perché è inutile, insomma, spendere troppe parole sull'argomento, noi troppe volte non facciamo altro che, come studiosi di geologia, prendere la terra, guardarla e dire: ma qui non cresce nulla. Prendere i nostri problemi fra le mani e dire: basta. Non... Guardare al nostro cuore e dire: ma il Signore che potrà fare più? Ormai per me non c'è più speranza, mi sono giocato tutte le carte che avevo, tutte le possibilità. Dio che può fare più in me? Mi ha benedetto, mi ha battezzato, ma poi ormai ho lasciato perdere, mi sono allontanato. E qualcun altro prende la terra arida della sua famiglia, dei suoi problemi, e dice: ma che potrà venire mai nulla qui? Mio marito non è convertito, mia moglie neppure, i miei figli mi sono contro al lavoro, che cosa può venire di bello qui? Nulla. E in quel momento il Signore ci dice: tu mi servi? Sì, Signore. Tu sei nelle mie mani. E Giovanni vide Gesù e aveva in mano le stelle, 7 stelle. E gli fu detto: quelle 7 stelle sono gli angeli della Chiesa di Dio. Sorelle e fratelli, siamo nelle mani del nostro Signore Gesù. E lì, mentre guardiamo la terra, il Signore ci dice: ma io t'ho salvato. Sì, Signore, ma hai salvato. Di tutto ho dubbi. Guarda, ho dubbi su tutto, Signore. Ma sulla salvezza non posso averli questi dubbi. Tu m'hai salvato. E allora, se t'ho salvato, tu mi appartieni. E mentre guardiamo, il Signore ci ripete: io t'ho dato la vita. Sì, Signore, io lo credo. E se t'ho dato la vita, è perché voglio stare con te per tutta l'eternità. Tu non temere. Gloria a Dio, perché Dio trasforma gli avvenimenti attorno a noi. Tu non temere, perché Dio trasforma gli uomini. Non soltanto il palcoscenico, anche gli attori. Non soltanto lo sfondo, anche chi c'è. Dio trasforma gli uomini. Al versetto 3 abbiamo letto: ed io spanderò il mio spirito sulla tua progenie. Gioele disse che lo Spirito Santo sarebbe stato sparso sui giovani e sui vecchi, e i vecchi sogneranno dei sogni e i giovani avranno delle visioni, e io spanderò del mio spirito sopra ogni carne. Io spanderò del mio spirito sulla tua progenie. Dio non cambia soltanto gli avvenimenti, le circostanze attorno a noi. Il Signore cambia anche gli uomini. Il Signore cambia anche noi. Il Signore ci trasforma e continua a trasformarci. Se preferite, si parla della conversione dei figliuoli. Perché no? Sì, io spanderò del mio spirito sui tuoi figli.
Si parla del futuro della Chiesa anche. Si parla del futuro del popolo di Israele, tutto quello che volete. C'è scritto figli, prendetela come volete. Quello è. E il Signore ci dice, hai un futuro dinanzi a te, l'opera mia continuerà. Io spanderò del mio spirito sopra i tuoi figli. Ed essi saranno come dei salici in riva a correnti d'acqua, come dei bei salici, li chiamano salici piangenti. Però, perché sembrano degli alberi, le foglioline danno l'impressione di lacrime. Però a me non mettono tristezza i salici piangenti, a me mettono allegria, devo essere sincero, sono belli da vedere. Lì vicino a un laghetto o a un fiume, questi begli alberi dalle fronde lunghe che vanno giù e toccano quasi terra. I tuoi figli saranno come quei salici, alberi sempre verdi. Saranno come quei salici, eleganti e dignitosi, nobili. Perché questa è l'opera che Dio fa. Ma io, Signore, vedo terra, polvere più che terra. Signore, io non vedo un futuro. Ma tu non temere. Quello che i nostri occhi vedono, sorelle e fratelli, non ci deve trarre inganno. Perché la fede è certezza di cose che non si vedono, dimostrazione di cose che si sperano. Tu non temere. Perché io sono colui che trasforma i cuori. Io sono colui che fa quello che voi non vi aspettereste mai. Ti dirò di più. L'uno dirà, io sono dell'Eterno. Io appartengo a Dio. E un altro della vostra progenie scriverà sulla sua mano, dell'Eterno. Ci sarà una progenie che sulla mano avrà un numero, dice, è scritto in Apocalisse. Numero famosissimo. 666, che sapete tutti cosa vuol dire, no? Neppure io. Comunque, quel numero famoso, non mi importa di quel numero, c'è scritto nella Bibbia che altri avranno scritto dell'Eterno, e noi non so se sulla mano, ma sul cuore ce l'abbiamo scritto, Gesù. E ancora qualcun altro si onorerà di portare il nome di Israele, e andando in giro dirà, io mi chiamo Israele, io appartengo al popolo di Dio. Ne abbiamo visti. Ne abbiamo visti, cari, credenti, amici, chiedo scusa, figliuoli, ai quali abbiamo parlato di Gesù, che ci hanno allontanati, che si sono vergognati di noi quando abbiamo accettato Gesù, li abbiamo visti ai piedi del Signore, li abbiamo visti non vergognarsi più di Gesù, li abbiamo visti salvati per grazia, perché Dio è colui che cambia i cuori degli uomini. Non temere, non avere paura. Non aver paura, perché Dio trasforma gli avvenimenti, le circostanze, Dio trasforma anche gli uomini. Non temere, non aver paura. E io mi permetto di dire a chi fra noi non è nato di nuovo, non è salvato, sappi che noi continuiamo a pregare per te e lo faremo, perché crediamo alla parola di Dio, e Dio spanderà il suo spirito e Dio farà un'opera grande. Sappiamo che il Signore è fedele, vero? E continueremo a cercare il Signore. Sì, lo so, alle volte un sorriso beffardo, ironico, una parola di buonsenso del tipo, ma fratello, non esageriamo. Fratello, ma tu che sai? Ferisce, ma non ci importa. Noi confidiamo in Dio e continueremo a dire al Signore, Signore, spandi lo spirito tuo sul tuo popolo. Gloria a Gesù. E se tutto il mondo fosse contro, continueremo a chiedere, noi confidiamo in Dio. Dio trasforma i cuori degli uomini, tu non temere. E non temere per un altro motivo ancora. Non temere perché Dio trasforma gli avvenimenti, le circostanze, trasforma il cuore degli uomini. Non temere perché Dio trasforma, ma Lui non cambia mai. Può cambiare tutto attorno a noi, il Signore fa dei grandi miracoli, ma Lui non cambia mai. Egli è lo stesso ieri, oggi, in eterno. Quello che ha detto 20 secoli fa non lo ha dimenticato. Egli non cambia mai, tant'è che il Signore dice al versetto 6, io sono il primo e sono l'ultimo. E nel principio il Dio creò i cieli e la terra. Io sono il primo. Quando nell'universo non c'era nulla, quando tu ed io eravamo di là da venire, quando c'erano soltanto tenebre, o meglio, non c'erano neppure le tenebre, Dio c'era. Là, oltre il confine verso il quale la nostra mente non si può spingere, non riesce a capire, Dio c'era. Io sono il primo,
io sono l'ultimo. E lo Spirito e la Chiesa dicono, vieni, Signor Gesù. Io sono il primo e sono l'ultimo. Perché alla fine, quando tutte le cose saranno mutate, quando la gloria di Dio sarà fra gli uomini e quando dinanzi al Signore la Chiesa godrà del suo splendore, Cristo Gesù sarà, io sono il primo e sono l'ultimo. All'inizio della nostra vita Dio c'era. E quando finiremo il cammino su questa terra, il Signore sarà con noi, io sono il primo e sono l'ultimo. Quando abbiamo accettato Gesù nel cuore, Gesù c'era. All'inizio di una prova, Gesù c'è. E alla fine di una prova, è lì che gioisce insieme a noi. Io sono il primo e sono l'ultimo. Noi cresciamo, maturiamo, invecchiamo. I capelli diventano bianchi, si alterano i tratti del volto. Noi cambiamo fisicamente. Cosicché ogni tanto davanti allo specchio si fanno delle esperienze, andando avanti negli anni magari un po' così, no? E non vuoi vederle le fotografie di quando avevi 20 anni. E non soltanto perché eri forse un po' più brutto, ma perché non vuoi vederle. Perché cambiamo. Ma il Signore non invecchia. Quando accettammo Gesù, forse avevamo 16 anni, 15, 18, 20. Eravamo tanto giovani. Ma oggi il Signore che è qui è lo stesso che era vicino a noi quando l'accettammo. Il Signore non cambia. E quando accettammo Gesù nel cuore, Gli ci fece delle promesse meravigliose. Ve le ricordate? I primi versetti che abbiamo letto. Vi ricordate? Io sono più che certo che il Signore ha parlato in modo particolare, in modo chiaro, e ci ha detto qualcosa che ci ha seguito per tutta la vita. Forse un versetto che ci accompagna, qualcosa che ci ha segnati. Perché noi siamo cambiati, ma il Signore è sempre lo stesso. Tu non temere. Perché Dio non invecchia, non si indebolisce. Egli è sempre lo stesso, il primo e l'ultimo. E Egli è colui che conosce il nostro futuro, e il nostro futuro è nelle sue mani. Non temere. Non temere. Perché non c'è altra rocca. Dio stesso dice, io non ne conosco un'altra. Non temere. Perché Dio non cambia. Le rocche, i castelli. Se andate, se guardate da vicino le rocce, le pietre, se guardate da vicino gli infissi, non ci sono più. E le pietre sono logorate, graffiate dal tempo. C'è soltanto una rocca che non muta mai. È il nostro Signore. Non temere, perché Dio è lo stesso. Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Non temere, perché rifugiandoci dentro la rocca che è il nostro Dio, non dovremo temere che il portone è tarlato e viene giù e colui che ci insegue ci raggiungerà. È lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non temere che comunque ormai il tempo abbia logorato Dio e lo abbia stancato, come le volte stanca noi, e lo abbia privato della forza. Dio non è un guerriero antico, Dio è l'eterno. E quelle sante porte si richiudono alle nostre spalle e noi siamo al sicuro. E quelle fortificazioni rimangono in eterno. Dio è l'unica rocca. Non temere, perché Dio trasforma, ma Egli non cambia mai. Il passo continuo è molto bello, ma leggetelo a casa. Ma stasera, non so se questa parola è stata indirizzata a qualcuno in particolare, ma certo, sorelle e fratelli, tutti noi, facciamo la nostra. Non vacilli il cuore, non sia rattristata l'anima nostra, non un uomo, Dio ci ha detto, non temere. E non temiamo di ritornare a casa, di aprire la porta di casa nostra. Non temiamo domani di riaffrontare la vita. Non temiamo. Dio cambia gli avvenimenti, cambia il cuore degli uomini. Dio cambia le cose, ma Lui non cambia mai. Tu non temere. Al Signore sia la lode e la gloria da ora in eterno. Inginocchiamoci e ringraziamo il Signore. Tangibile nei nostri cuori, Signore.
silenzioso di non temere. Quante volte, Signore, manchiamo di fede, Signore, perché guardiamo le cose che veramente, ma tu stasera ci dici non temere. Signore, noi prendiamo atto di questa parola, perché tu l'hai manifestata, Signore, e noi ti ringraziamo questa sera, perché ancora una volta, Signore, tu hai parlato ai nostri cuori. Ti ringraziamo, Signore, continua a spandere le tue benedizioni sopra noi, Signore, vogliamo essere sempre più benedetti da te. Ti ringraziamo, Signore, ti diciamo ascoltaci, perché molte volte veniamo nella prova, ma Signore, tu ci dici non temere, che io sono con te. Ti ringraziamo, Signore, ti lodiamo in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Grazie. Ritorniamo, o Signore, a casa con la Tua parola nel cuore, le Tue consolazioni, o Signore. O Dio, Ti preghiamo in particolare per quanti fra noi a casa hanno delle condizioni davvero difficili. Signore, fa che non temano e a noi insieme a loro dacci la forza della fede vivente in Cristo Gesù. O Signore, accompagnaci ed ora l'amore del Padre,
La grazia del Signor Gesù, la comunione e le benedizioni dello Spirito Santo siano con tutti noi, da ora in eterno. Amen.